Bene, buongiorno. È cambiato il titolo, era previsto il cambiamento, non era stato registrato, perché era molto più inerente alla problematica di oggi ed era un discorso quadro quello che Giorgio mi aveva chiesto di fare. E cioè, anziché introdurre, come spesso facciamo, la rivoluzione epigenetica, spiegando che l'epigenoma non è una piccola parte del genoma, l'epigenetica non è una piccola parte della genetica, ma in un certo senso è il contrario, questa volta cerchiamo di capire insieme, per questo dico un discorso quadro che un po' cerca di collegare le altre relazioni, che cosa cambia se immaginiamo che il cancro non è un incidente genetico legato a mutazioni stocastiche del DNA, come si tende ancora a raccontare, a spiegare e a credere, ma invece è, come è stato detto anche molto bene da chi mi ha preceduto, è una patologia sistemica. Non è un incidente, ma è una reazione a qualcosa, è l'organismo che fin dalle prime fasi della sua vita si trova a programmarsi in maniera diversa sul piano appunto dell'epigenetica. Perché? Perché è cambiato enormemente l'ambiente negli ultimi decenni e ha determinato una vera e propria informazione poco corretta al momento in cui l'organismo, cioè i trilioni di cellule che si stanno programmando, lo fanno con maggiore o minore correttezza. Allora, questo veramente cambiamento radicale del paradigma, nel giro di una quarantina di minuti ve lo dovrei far vedere attraverso le diapositive, ma vi chiedo 5 minuti un attimo di attenzione sui passaggi fondamentali. Allora, prima di tutto, cosa significa il cancro in incidente genetico? Significa immaginare che è il prodotto di mutazioni casuali. La parola mutazioni stocastiche, grosso modo, significa questo. Le mutazioni stocastiche del DNA ci sono sempre state. Il cambiamento epidemiologico radicale degli ultimi decenni è invece non spiegabile mediante delle mutazioni stocastiche, perché noi siamo arrivati, credo che tutti lo sappiamo, in Europa, ad avere grosso modo una persona su due che prima o poi fa un cancro. Non è bello dirlo, ma è così, è un dato di fatto. Soprattutto il cancro non aumenta tanto negli anziani come da accumulo di mutazioni stocastiche del DNA, così si era pensato per anni, per decenni, adesso è evidente che non è sufficiente perché il cancro aumenta soprattutto nei giovani, aumenta addirittura molto nei bambini. Sono contento di avere qui il professor Masera, che veramente è stato il fondatore, si può dire, dell'oncoematologia pediatrica italiana, dell'Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica. Ci siamo conosciuti tanti anni fa proprio su questa tematica: come mai il cancro aumenta nei bambini? C'è, come vedremo adesso, il più grande studio europeo di ricerca sul cancro, un grande studio dell'Agenzia Europea di Ricerca sul Cancro di Lione, che dimostra che il cancro è aumentato negli ultimi 35 anni, soprattutto nei primi 2 anni di vita. Non può essere un accumulo di mutazioni stocastiche del DNA, deve essere totalmente diverso. E qui, come adesso vedremo, non solo, non aumenta tanto la leucemia common, la linfoblastica acuta che ormai curiamo nell'85% dei casi, grande successo della oncoematologia pediatrica mondiale, ma aumentano soprattutto tumori relativamente rari fino a pochi anni fa, come i neuroblastomi, i rabdomiosarcomi, i linfomi giovanili, aumentano le leucemie non common. Quindi è cambiato letteralmente il quadro, dobbiamo tenerne conto. Quindi primo dato importantissimo, quadro epidemiologico. Secondo dato fondamentale, su cosa era basata l'idea che il cancro fosse un incidente genetico? Su un modellino, io lo dico quasi un po' scherzando, ma insomma un modello riduzionista, quando già oggi è stato detto più volte il modello del DNA riduzionista, determinista è superato. Cosa significa? Negli anni 50 il modello di Watson e Crick, secondo cui il DNA comanda, fa RNA e fa proteine, è diventato, diciamo, una sorta di dogma. Crick lo ha chiamato dogma, si chiama dogma di Crick. Ebbene, il dogma di Crick è morto da 20 anni ed è stato proprio Progetto Genoma a dimostrarne i limiti. Progetto Genoma ha dimostrato che il genoma non lavora così, ma che il DNA è una sorta di database che in ogni cellula del nostro organismo ha anche un software, e questo software si programma nel trilioni di cellule nei primi 1000 giorni di vita. I primi 1000 giorni di vita sono quelli fondamentali, nel bene e nel male, quelli in cui si può fare la differenza. Si chiama teoria delle origini embriofetali delle malattie, è tutta epigenetica.
Cosa significa questo? Significa che se è cambiato qualcosa di radicale negli ultimi 30 anni, non è il DNA che improvvisamente è impazzito. Per grazia di Dio non è così. Il DNA non è impazzito, il DNA è rimasto, come da milioni di anni, quello che è il database, che è quasi uguale in tutti noi, questo lo sappiamo almeno da 30 anni, il 98,9% del DNA è uguale tra lo scimpanzé e l'uomo. Il DNA è praticamente identico in tutti noi nella sua parte codificante le proteine, ma il DNA non produce solo proteine, anzi, se vogliamo dirlo in maniera corretta, l'1,5% del DNA produce proteine, il 98% no. Ma allora dobbiamo concentrarci sul 98%, ed è stato proprio il progetto Genoma a farcelo capire. Questo 98% produce essenzialmente RNA minori che hanno un ruolo fondamentale di ingegneri genetici e fanno parte del software, cioè dell'epigenetica, degli strumenti che il genoma ha a sua disposizione per programmarsi in maniera più o meno corretta sulla base delle informazioni che arrivano. Terzo passaggio fondamentale a questo punto è: ma quali informazioni arrivano all'embrione, al feto, al bambino e ovviamente anche all'adulto, ma soprattutto nella prima fase della vita, che hanno potuto disturbare la programmazione epigenetica? E qui il discorso ovviamente si sposta sull'ambiente. L'ambiente, che è stato enormemente trascurato per 30-40 anni, noi non studiamo in medicina l'ambiente, se non nell'esame di gene tre paginette, l'ambiente è diventato oggi fondamentale perché quello che noi chiamiamo inquinamento non riguarda le poche persone esposte per motivi occupazionali, come era 30 anni fa o 40 anni fa, ma riguarda tutti, e riguarda tutti sempre più precocemente. Che cos'è l'inquinamento? È letteralmente la trasformazione della composizione molecolare dell'aria che respiriamo, dei cibi che mangiamo, dell'acqua che beviamo, dell'etere. Questo significa che noi non respiriamo più ossigeno, azoto, idrogeno, ossigeno, come abbiamo fatto per milioni di anni, ma respiriamo anche benzene, benzantracene, benzopirene. Noi mangiamo anche, insieme a quello che mangiamo, anche pesticidi in quantità significative, e tutto questo passa attraverso la placenta. Ed è dimostrato, come adesso vedremo, che è proprio lì che si disturba l'epigenoma del feto. Allora, ancora una volta, siamo già a tre passaggi fondamentali, cambia tutto, vogliamo tenerne conto. L'enorme difficoltà, ne parlavamo poco fa con i miei colleghi con cui abbiamo cominciato questo tentativo di cambiamento di paradigma ormai, devo dire, da una ventina d'anni, con relativo successo. Tutto quello che è la nostra salute si gioca nei primi 1000 giorni di vita sulla base di questo gioco tra le informazioni che vengono dall'esterno e questo software che si forma in maniera evidentemente disreattiva, reattiva. Ma vale anche per il cancro questo? Ecco, la mia relazione di oggi vuole dimostrare che assolutamente sì. E questa era la seconda edizione del Congresso Mondiale sulle origini epigenetiche delle malattie, che si è svolta a Londra alcuni mesi fa. È stato un momento fondamentale perché la mia relazione, come vedete, ha un titolo un po', sembra un po' complesso: Environmental Carcinogenesis, la carcerogenesi che origina dall'ambiente, ma la seconda parte è ancora più preoccupante: And Transgenerational Transmission, è la trasmissione transgenerazionale del rischio cancerogenico. Cioè, cosa significa? Che paradossalmente una serie di modifiche del genoma, ma nel suo software, quindi dell'epigenoma, possono addirittura trasmettersi da una generazione all'altra. Quindi l'aumento del cancro va messo insieme con l'aumento delle patologie, per esempio, metaboliche, con le patologie, diciamo, immunomediate, con le patologie o disturbi del neurosviluppo e con le malattie neurodegenerative. Stiamo assistendo ad aumento di tutte le patologie croniche, infiammatorie, neoplastiche, disreattive, e sono tutte legate a quei primi 1000 giorni di vita. Non è più un incidente biologico la malattia. La malattia è un disturbo da sprogrammazione precoce, del software. Allora, se tutto questo è vero, abbiamo le basi a questo punto per dimostrarlo e soprattutto per intervenire positivamente? Assolutamente sì, ma non bisogna più pensare alla malattia come un incidente e combatterla come se lo fosse. Non basta più bombardare il cancro per
Il bombardamento è necessario nella fase iniziale quando si arriva a una diagnosi tardiva. Bisognerebbe non arrivare a una diagnosi tardiva e soprattutto non considerarlo come una sorta di nemico da combattere e sconfiggere, perché se è vero quello che vi sto proponendo, il cancro non è esattamente un nemico da bombardare, è una parte dell'organismo perché per un motivo particolare è stato disinformato al punto tale che è diventata una componente disontogenetica dell'organismo stesso, cioè una parte dell'organismo che si è riprogrammata male e che noi dobbiamo, e poi ne parlerà meglio di me Pier Mario Biava, riprogrammare con dei principi attivi che, guarda caso, sono delle proteine embrionarie, che sono quelle che danno di nuovo l'informazione corretta, perché se è vero che il cancro è un incidente di percorso per cui praticamente un gruppo di cellule multipotenti o totipotenti, che sono le cellule staminali, che sono molto simili a quelle embrionarie, hanno preso un percorso sbagliato, chiaramente la cosa migliore non è solo bombardarlo, ma riinformarlo. E quindi, come vedete, tutto quello che oggi vi stiamo raccontando si può ricollegare in una visione d'insieme diversa. Il cuore del discorso è l'epigenoma. Che cos'è a questo punto? È una parolina magica? No, l'epigenoma è letteralmente il software del genoma. E noi adesso, attraverso le slide, lo vedremo, possiamo farvi vedere cosa succede realmente anche in laboratorio quando voi pigliate delle cellule e le esponete a una serie di trigger, cioè per esempio di inquinanti o di campi elettromagnetici o di comunque agenti che disturbano le cellule. Cosa succede? Le mutazioni? Assolutamente no. Succede prima di tutto che il genoma si ipometila, non ripeto i concetti che un po' avete sentito tante volte, cioè perde i silenziatori, i gruppi metilici, quindi comincia ad attivarsi per fare che cosa? Per liberarsi di una serie di problemi che lui ha riconosciuto, quindi il genoma è in grado tramite il software di provare ad adattarsi alla nuova situazione. Cosa fa? Perde i gruppi metilici, ma li riposiziona dove? Nei geni che controllano la proliferazione cellulare, l'apoptosi, le reazioni varie che sono tendenzialmente difensive, ma questi geni bloccati per poter attivare la proliferazione sono i geni oncosoppressori. Quindi iperattivazione di alcuni geni che normalmente chiamavamo oncogeni, per esempio il CIMIC che è stato più volte citato. Questo avviene perché il genoma si destabilizza. A quel punto le metilazioni vanno sui geni oncosoppressori, cominciano a muoversi le sequenze mobili, tutto questo ora ve lo faccio vedere in tempo reale per come si può in uno schema, a quel punto cominciano le mutazioni, capite? Questo è clamoroso, le mutazioni non sono la conseguenza di qualcosa che è arrivato e quindi un incidente, le mutazioni sono la conseguenza di un tentativo del genoma di rispondere alle informazioni sbagliate. E cosa fa questo genoma? Ipometila, ipermetila le sequenze, diciamo che noi chiamavamo oncosoppressrici, di oncosoppressione, e a quel punto si muovono le sequenze mobili. La conseguenza sono le mutazioni, per esempio le traslocazioni, che sono frequenti negli incidenti, che a questo punto, come capite, non sono tali, oncoematologici del bambino, e sono precoci. Allora, a questo punto possiamo finalmente capire meglio quello che è il percorso che vi propongo. Congresso del 2019, Londra, Elizabeth Hall, 1000 persone a sentire questa che sembra una follia, ma se io vi faccio vedere dove comincia, capite che non è tanto una follia. Perché questo, la parola maestro non mi è mai piaciuta, però è stato per molti di noi un maestro. Renzo Tomatis scrive già, come vedete da questo articolo che viene subito dopo, 1979, 40 anni fa, Renzo Tomatis scrive grosso modo quello che vi sto raccontando, perché se voi vedete siamo sulle monografie del National Cancer Institute, Renzo Tomatis scrive Prenatal exposure to chemical carcinogens and its effect on subsequent generation. Non esisteva l'epigenetica molecolare, siamo nel 79. Che cosa aveva notato Renzo Tomatis? Che le donne esposte al dietilstilbestrolo in America avevano figlie con adenocarcinomi vaginali a 12 anni e aveva notato che in laboratorio, esponendo dei topolini a questa roba, gli incidenti erano assolutamente analoghi e non c'erano mutazioni.
Quindi cosa era successo? Chiaramente non poteva arrivare a modelli molecolari nel 79, ma aveva capito che non era un incidente che si verificava per 2-3 generazioni nei topolini, e lo scrive nel 79. Allora questa che è stata per noi quello che si dice breakthrough, per esempio per persone come me, come Pier Mario, come Giuseppe Masera, che lavoravamo in questo, abbiamo cominciato a considerare, diciamo, il problema cancro, soprattutto infantile, in maniera diversa. E proprio il professor Masera con Benedetto Terracini, che come sapete è un grande epidemiologo, mi hanno chiesto di proporre per Epidemiologia e Prevenzione, che è un importante giornale italiano, siamo nel 2013, questo paradigma, chiamiamolo così, per cui il cancro non è un incidente biologico. Allora, in questo breve articolo, ormai di 7 anni fa, gli anni passano, che cosa proponevo? Prima di tutto l'aumento, ovviamente, facevo vedere come il cancro sta aumentando in tutto il mondo, che questo aumento riguarda essenzialmente le età giovanili, che l'aumento maggiore è proprio nell'infanzia, questi sono i dati degli ultimi 35-40 anni, che il cancro è diventato in questi ultimi anni la prima causa di morte per malattia nel bambino. Assolutamente non attesa, era una patologia rara e lo è ancora relativamente, perché però è un bambino su 600 oggi in Europa che fa un cancro. Cancro, non un tumore genericamente. E come dicevo, il più grande studio europeo di ricerca epidemiologica sul cancro infantile è stato condotto proprio dall'Agenzia Europea di Ricerca sul Cancro, dalla IARC. Era ancora in vita Renzo, eravamo nel 2004, Lancet pubblica i primi risultati di questo studio, che come capite era drammaticamente, insomma, era una conferma purtroppo di quello che noi andavamo dicendo da un po' di tempo. Guardate dove è concentrato l'aumento. Da 25 anni, scrive Lancet, noi abbiamo un aumento di 1-2% di tumori infantili nel primo anno di età. Chiaramente era un cambiamento totale, non può essere l'accumulo di mutazioni stocastiche del DNA. L'European Journal of Cancer, dopo 2 anni, pubblica i dati finalmente ben evidenziati, per cui non aumenta tanto la common, la leucemia common, aumentano tutta una serie di patologie neoplastiche prima rare, come vi dicevo prima, e fra l'altro quello che preoccupa sono che alcune di queste sono a origine embrionarie, per esempio il neuroblastoma, per esempio il rabdomiosarcoma, sono residui embrionari che degenerano, un po' come avveniva nei modelli del teratocarcinoma da quali eravamo partiti con Pier Mario tanti anni fa. Quindi erano delle conferme ovviamente drammatiche di un lavoro che stavamo cercando di fare. Ma qual era il problema? Il problema era, prima di tutto, quando vennero fuori questi dati qualcuno disse: vabbè, ma non stiamo parlando dell'Italia per esempio, stiamo parlando dell'Europa, magari ci sono paesi messi molto male, la Bielorussia, l'Ucraina. Assolutamente no. È venuto fuori, poi i dati sono controversi, ma insomma che l'Italia era il paese messo peggio, tra l'altro, e che comunque stiamo parlando di 130-140 mila casi di tumori infantili in 19 registri di tumori di tutta Europa, e i risultati erano grosso modo gli stessi, scusate, in 19 paesi 63 registri tumori. I risultati riguardavano 25, adesso sono 30 anni di storia dei tumori infantili, ma soprattutto questo cambiamento riguardava tutte le patologie croniche, anche infiammatorie, per esempio, come vi dicevo prima, le patologie endocrino-metaboliche, l'obesità, ma anche il diabete secondo, che non è più malattia della terza età, ma è malattia giovanile. Riguardano le malattie autoimmuni, riguarda ovviamente soprattutto, ma qui non ne parleremo oggi, disturbi del neurosviluppo e le malattie neurodegenerative. Secondo le statistiche, ovviamente non entro nei dettagli, ma capite, dobbiamo parlare un po' a grandi linee, voi tutti sapete che i disturbi del neurosviluppo, in particolare di spettro autistico, che sono quelli più gravi, sono passati, secondo i CDC di Atlanta, negli ultimi 40 anni da un bambino su 1500 a un bambino su 40 negli Stati Uniti. Allora, cosa sta succedendo? Siamo ancora in tempo? Assolutamente sì. Ma basta con la storia dell'incidente genetico, basta con la storia del DNA riduzionista, basta col DNA che sbaglia, dobbiamo capire quali sono i fattori reali in questa prima fase della vita e cosa possiamo fare. Perché per esempio per i tumori della prima infanzia siamo a grosso modo 8 casi rispetto all'1 previsto,
Quindi stiamo parlando di un aumento veramente. Abbiamo avuto, Giuseppe lo sa, il professor Masera lo sa, abbiamo avuto per anni il dibattito in Italia con i nostri colleghi oncoematologi dell'AIOP e in generale, ma è un aumento reale o siamo più bravi a fare diagnosi? Insomma, sempre più chiaramente l'aumento è reale, questi sono i dati del Lancet del 2018 che confermano e soprattutto mostrano come alcune forme tumorali, per esempio quelle del sistema nervoso centrale, sono significativamente aumentate negli ultimi anni a tutte le età. Ora, qui ovviamente non abbiamo il tempo di analizzare i singoli dati, abbiamo potuto finalmente, devo dire, pubblicare alcuni articoli in cui cerchiamo di proporre per tutto questo un meccanismo che adesso appunto cerco di illustrarvi, epigenetico e non genetico. Dov'è la base del discorso? Secondo il National Cancer Institute, e ancora oggi se guardate sul sito del National Cancer Institute in America, si tratta di random gene changes, mutazioni stocastiche. Ora sta parola stocastiche non ne possiamo più di sentirla, ci siamo capiti. Perché veramente se fossero le mutazioni stocastiche che ci sono state sempre, noi saremmo grosso modo al quadro di 40 anni fa. Non sono per niente mutazioni stocastiche, ma da dove nasce questa semplificazione? Non voglio dire questo errore. È una semplificazione, nasce da studi importantissimi come questo. Fogelstein, sicuramente uno dei personaggi chiave dell'oncologia sperimentale, il quale a un certo punto teorizza, perché questa è una teoria, che esistono dei geni che quando mutati succedono dei guai, oncosoppressori, oncogeni, gatekeeper, ma chiamati così a posteriori, sulla base del fatto che quando mutano, cancro. Ma potrebbe essere, come vi dicevo, che mutano invece perché una serie di modifiche epigenetiche aprono la strada a determinate mutazioni specifiche. Il discorso è totalmente diverso. Ancora più famoso è questo studio. Questo è forse l'articolo più citato della storia dell'oncologia, Warburg, Hallmarks of Cancer, in cui questi due autori citano gli errori che avvengono nella cellula quando si ha il cancro. Ora, notare un piccolo dettaglio, ma non è secondario, citano Darwin all'inizio dell'articolo, cioè il cancro viene visto come il prodotto di mutazioni. Sapete ormai la parola, puramente stocastiche e casuali, selezionate, come Darwin sostiene che la selezione naturale promuove le mutazioni casuali e si ha l'evoluzione delle specie. Anche qui è un modellino ormai sul piano molecolare superato, perché per grazia di Dio c'è la possibilità di capire che non sono per niente casuali quelle mutazioni e che comunque l'ambiente per via istruttivo-costruttiva determina delle reazioni all'interno del software epigenetico che aprono la strada a determinate specifiche modifiche. Allora, tutto questo cosa significa? Significa che il fatto che ci siano queste modifiche, per esempio la non necessarietà da parte della cellula neoplastica di ricevere segnali di proliferazione per proliferare, la insensibilità ai segnali di stop, la tendenza a evadere l'apoptosi, la tendenza a... Ecco, qui sì. Mentre quelli che sono i segni, secondo Weinberg, i segni differenziali di ogni cancro non sono tali, perché questa capacità di proliferare, questa tendenza a proliferare, la tendenza a farsi un sistema vascolare, chiamiamolo così, eccetera, non è tipica solo del cancro, ma si hanno per esempio nei tumori benigni. Questo viene subito notato da un grande biologo molecolare, dice guardate che non è il cancro che fa queste cose, pigliate un lipoma. Come fa un lipoma a sopravvivere o un adenoma, un tumore benigno? Un lipoma che alcune volte diventa anche più grande che non un cancro. Sono due cose diverse, sembrano la stessa cosa, ma non sono. Trovate le stesse mutazioni alcune volte in un adenocarcinoma, ma soprattutto l'adenoma ha bisogno di evadere l'apoptosi, ha bisogno di farsi un sistema vascolare, se no va in necrosi, determina una serie di trasformazioni anche del tessuto attorno o ne è determinato. Insomma, di fatto la vera differenza tra un tumore benigno e un tumore maligno è un'altra. Il vero hallmark del tumore maligno, quello per cui il cancro uccide e il tumore benigno no, è la capacità di dare metastasi. Esiste una mutazione che dà metastasi? Assolutamente no. Ora vedremo che la metastasi è il prodotto della riattivazione di un programma epigenetico fetale.
Allora cominciamo a entrare nel discorso. Come si può permettere ancora di arrivare a articoli così su Science? 2015, gennaio, io ero a Parigi in un confronto su altre cose, insomma mi sono trovato con questa pubblicazione col biologo molecolare di turno che ha detto: ecco, siamo alle solide, dobbiamo smetterla col parlare dell'ambiente, il cancro è la parola scientifica è sfiga. Cioè, leggete lì, Science, bad luck, cancer, bad luck, è sfortuna. C'è un'epidemia di sfortuna, una persona su due nel mondo è sfortunata. Cioè, questo non ci basta, scusate, è fondamentalmente... Veramente questa si chiama disinformazione pilotata, è legata veramente a uno schema, ma chi è dietro questo? È paradossalmente Fogelstein, perché lo studio, uno studio poi molto criticato, pieno di bias, dimostrava quello che lui voleva dimostrare. Questo succede in campo scientifico. Se tu vuoi dimostrare qualcosa, utilizzi i dati. Abbiamo con noi un grande statistico, che Enzo Grossi, e vi potrebbe far vedere come sono disegnati molti studi che diventano famosi. Basta selezionare, questo è un bias di selezione iniziale, i dati che ti servono per dimostrare la tua tesi. Era costruito così. Solo che dopo che l'abbiamo dimostrato e documentato, aveva già fatto il giro del mondo, era arrivato su tutti i telegiornali, il cancro è sfortuna. Chiaramente non ha fatto del bene questo, anche perché se noi andiamo a vedere, questo è Nature, nel 2011, già qualche critica alla teoria mutazionale stocastica c'era stata. Per esempio questo articolo bellissimo del 2009 o 2011, non ricordo, no, 2010. Che cosa diceva? Diceva: noi non troviamo in laboratorio, quando vediamo delle linee cellulari, le 5-10 driver mutations, secondo Fogelstein, cioè ci sono alcune mutazioni, noi ne troviamo 1000, ne troviamo 20.000. Cioè quando noi abbiamo un cancro, noi troviamo un genoma completamente anarchico in cui ci sono lung cancer 23.000 mutazioni, breast cancer 27.000, skin cancer 33.000, capite? Non è la causa, è il prodotto di anni, alcune volte di decenni di instabilità genomica, quello produce le mutazioni. Allora su questa base, sulla base di questi articoli, cambio totale di paradigma. In questa mia relazione avevo provato a proporla in un importante congresso internazionale, non era stata accettata perché non c'era ancora sufficiente dimostrazione. Qual era la teoria? Che adesso è abbastanza accettata, devo dire finalmente, che il cancro non è per niente il prodotto di un accumulo di mutazioni stocastiche del DNA nelle cellule somatiche, ma è il prodotto di una cellula staminale o di alcune cellule staminali che a un certo punto evolvono in maniera non corretta. Allora tutto questo significa, cosa succede nella prima fase della vita? È importante che al feto arrivi di tutto e che tutto questo in qualche modo, perfino sui giornali ormai se ne parla, non è sfiga. Cioè sì, è sfiga nel senso che se il bambino riceve fin dall'età embriofetale benzantracene e altre schifezze, si può dire che è sfortuna, ma chiaramente invece non è sfortuna, c'è una grande responsabilità da parte di coloro che dovrebbero fare rispettare le regole e non lo fanno, perché ci sono delle regole, parliamo anche di Milano, in tutte le città se fossero rispettate le regole bisognerebbe cominciare a mandare in galera tutti i sindaci. Non si dicono queste cose, lo capisco, infatti la responsabilità non è del singolo sindaco, perché dovrebbero andare altrimenti tutti in galera, perché non viene rispettata quella che è la normativa internazionale, per cui al momento in cui sfora, e sfora 300 giorni all'anno, si dovrebbe chiudere il traffico e smetterla con quelle targhe alterne o con le altre stupidaggini. Allora non si rispettano le regole, il risultato è questo, che dai tempi ormai, da quando ci confrontavamo su questo, già Mel Greaves aveva fatto, che è un importante collega che si occupa di leucemie infantili, aveva dimostrato che ormai un bambino su 100 nasce già con una traslocazione neoplastica, preneoplastica se vogliamo, perché poi per fortuna uno su 100 nasce con la AML-ITO per esempio, che è tipica delle leucemie, ma poi non fa leucemia, perché mentre un bambino su 100 ha la traslocazione, uno su 10-12.000 fa la leucemia, quindi vuol dire due interpretazioni. Quella classica è: quelle traslocazioni non sono sufficienti a dare leucemie, nel nostro modello non è così, è il contrario. Quelle traslocazioni sono sufficienti a impedire spesso che avvenga il dramma. Cioè, le modifiche del genoma, perfino le traslocazioni, come vedremo, sono spiegabili su base reattivo, disreattivo, difensiva a un certo punto, alcune volte funzionano, altre volte no. Quindi sono dei biomarcatori di questa esposizione. Allora, su questa base, queste anomalie, queste aberrazioni cromosomiche, perché ancora così vengono definite, non sono veramente tali. Guardate Seveso.
Se voi andate a Seveso, sapete che a Seveso c'è stata una delle più importanti fuoriuscite di diossina della storia dell'Occidente. A Seveso avete ancora la diossina, adesso nelle catene alimentari trovate moltissime persone che fanno una traslocazione specifica che adesso vedremo in dettaglio, che è quella che alcune volte produce linfoma follicolare, altre volte no. Si chiama traslocazione 14-18. Perché è importante questo dato? Perché se voi andate a vedere contadini che usano per motivi professionali i pesticidi, hanno anche loro la traslocazione 14-18, ALT. Vuol dire che non è la diossina o il pesticida che dà la traslocazione, vuol dire che il genoma esposto a due sostanze totalmente diverse reagisce facendo una traslocazione. È già diverso questa lettura, non è la sostanza, sono due sostanze totalmente diverse. Andiamo un attimo avanti, la troviamo in tantissime persone, a Seveso la traslocazione, ma non troviamo i linfomi molto spesso, quindi potrebbe anche essere che ha funzionato. Non solo, New England Journal of Medicine del 2004, erano quegli anni in cui abbiamo cominciato veramente a capire che c'era qualcosa che non funzionava, perché per esempio qui noi troviamo un articolo importante in cui ci dice: ma guardate che strano, noi nei linfomi troviamo la stessa traslocazione 14-18 sia nei linfociti, e lì ce l'aspettavamo, ma anche negli endoteli. Cos'è avvenuto? Un contagio? Non ci sta questa cosa, se non perché non sono neanche cellule che sono derivate dallo stesso foglietto embrionario, c'è la stessa traslocazione, c'è qualcosa che non torna, o altrimenti vuol dire che si produce un meccanismo particolare sia negli endoteli che nei linfociti. Non c'è altra spiegazione. Allora andiamola a vedere questa traslocazione, ed è fantastico, è stupefacente che cosa avviene. Se voi la andate a vedere sul piano molecolare, cosa significa 14-18? Significa che un gene che si chiama BCL2, che è stato già mostrato stamattina da Mauro e da altri, il BCL2 fa parte di quella famiglia dei geni che controllano l'apoptosi. Allora perché è importante? Perché se viene iperespresso il BCL2, la cellula si immortalizza. Non va più in apoptosi. E come fa questa cellula a immortalizzarsi? Espone il BCL2 agli enhancer delle immunoglobuline. Non è una traslocazione, un'aberrazione cromosomica. Avviene questo mistero, un pezzetto di un genoma. Si chiama ingegneria genetica naturale, secondo qualcuno. Un grande genetista, che è Shapiro, diceva: il genoma è in grado di fare ingegneria genetica, le traslocazioni sono un prodotto di ingegneria genetica naturale. Prende un pezzetto, questo linfocita, e lo collega in modo tale che l'immunoglobulina, l'enhancer, spinga il BCL2 a continuare a esprimersi. È epigenetica alla base. Allora, tutto questo lo troviamo anche in altre forme tumorali. Già è clamoroso trovarlo qui, ma se voi andate a vedere nel Burkitt, per esempio, nel Burkitt avete la stessa cosa. Cambia il gene esposto, ed è il CIMIC che è stato mostrato da Mauro poco fa. Il CIMIC viene continuamente espresso dove? Nelle aree attorno al lago Vittoria, in cui ci sono il falciparum, l'EBV, una continua sollecitazione, questo enhancer delle immunoglobuline, ma anche i recettori dei linfociti T, fanno sì che tramite tre diverse traslocazioni, ed è clamorosa sta roba, non può essere il caso, non può essere tre aberrazioni cromosomiche, sono tre tipi di traslocazioni in cui avviene la stessa cosa, sempre il CIMIC iperespresso grazie a questa, diciamo, ingegneria genetica. Se voi andate a Chernobyl trovate tantissimi bambini con la traslocazione del CIRET, ancora una volta. Che cosa significa tutto questo? Che di fatto perfino le radiazioni ionizzanti non funzionano come si pensava una volta. Arriva la radiazione ionizzante, che è quella cattiva, e siccome ha sufficiente energia spacca il DNA. Questa è una visione riduzionista, determinista, meccanicista, vecchia di 90 anni, l'avevano messa in campo i fisici essenzialmente, non i biologi. Non è quello che si vede in laboratorio. Quello che si vede in laboratorio è qualcosa di diverso, cioè che se noi esponiamo a radiazioni ionizzanti, il DNA è in grado di aprirsi, non si rompe, fa double strand break, non nel senso che si spezza perché arriva l'energia, ma si apre perché fa delle modifiche ingegneristiche e fa le traslocazioni. È totalmente diverso, cioè il genoma ha dei meccanismi di riparazione che sono vecchi di 4 miliardi di anni.
Il DNA non sbaglia, se fa riparazioni è perché ha questa capacità, non è arriva il nemico e spacca tutto, arriva il pericolo e tra parentesi se arrivano i campi elettromagnetici che non hanno l'energia sufficiente a far saltare l'elettrone, a dare la mutazione, non sono mutageni, succede qualcosa. E cioè che dopo 6-7 minuti il genoma comincia a fare proteine dello stress e a muovere le sequenze mobili, tra cui il CIMIC. Anche questo dimostratissimo, c'è su una letteratura ormai strabordante e lo abbiamo scritto. Ovviamente qual è la differenza? Che questo che abbiamo scritto l'avranno letto 500 persone, quello che avete visto su Science ha fatto il giro dei telegiornali di tutto il mondo, per cui tutti credono a quello ovviamente. Vabbè, speriamo che appunto cambi, perché noi abbiamo visto invece, questo è uno studio del 2009, che se voi esponete queste cellule, fibroblasti, a campi elettromagnetici di frequenza 900-1800 MHz, per intenderci lo smartphone, vedete proprio questo, che dopo 6-7 minuti cominciano a muoversi le sequenze mobili, compreso il CIMIC. Ditelo, perché è importante, perché vi dicono non fa mutazioni, vabbè non importa, non fa mutazioni, ma comincia ad aprire la strada in quali cellule? In quelle che sono epigeneticamente più plastiche, giusto? Anche questo è elementare, è la base di quello che stiamo cercando di capire insieme. Ebbene, sono le cellule embrionarie, leggete questo articolo che è Scientific Report in Nature, e sono le cellule staminali, che sono quelle da cui parte il cancro. Ancora una volta, abbiamo tutto, se vogliamo mettere insieme i pezzi. Se tutto questo è vero, dobbiamo cambiare totalmente prospettiva. E questo era 2017, stesso luogo, cioè l'Elizabeth Hall, a Westminster, con primo congresso mondiale dell'origine embriofetale delle malattie, avevo proposto questa lettura, che le patologie croniche, infiammatorie e tumorali stanno aumentando non per incidente biologico, ma perché all'inizio della vita succede qualcosa che disturba la programmazione fetale. Fetal programming. Fetal programming significa l'embrione, il feto, le sue cellule, di questa creatura che si sta formando, devono formattare il proprio software. Che cosa succede? Succede che arriva di tutto. Succede che se voi andate a prendere una placenta, la trovate piena di sostanze epigenotossiche, qualsiasi placenta del nord, adesso possiamo dire del pianeta, 10 anni fa dicevamo del nord del mondo. E la placenta che viene normalmente buttata via come se fosse un organo, ha fatto il suo dovere, buttiamola via, dovrebbe essere studiata, perché la placenta è un organo fondamentale in cui avviene la programmazione fetale, cioè che usa il feto, in buona parte come sapete è un annesso embriofetale la placenta, se lo costruisce il feto per andarsi a prendere le informazioni che gli servono a programmarsi per tutta la vita. Quindi è il centro dell'universo delle malattie croniche infiammatorie, è scritto. Ancora una volta, lo dobbiamo capire, abbiamo provato e abbiamo chiesto un finanziamento per uno studio, lasciamo perdere le traversie per averlo, non riusciamo ancora bene a partire in questo studio, però è interessante perché è un CCM, quindi uno studio ministeriale, abbiamo qualche fatica a raccogliere le placente, per esempio a Taranto. Cioè, a Taranto c'è l'ILVA, quindi è importante vedere, noi quando riusciremo a fare la raccolta delle placente potremo fare epigenetica, metabolomica, immunoistochimica e vedere cosa succede nelle placente dei bambini che nascono davanti al quartiere, nel quartiere Tamburi, davanti all'Ilva, e quelli che magari nascono a 10 km vicino al mare. Questa, è, come diceva quell'articolo di prima, è sfiga, no? Per gli uni e per gli altri. No, no. È che non ha senso costruire l'Ilva in mezzo a Taranto, quindi non è per niente, è responsabilità trascurata. Allora, su questa base, tutte queste patologie che stanno aumentando non sono incidenti biologici, è la programmazione fetale che è disturbata, è epigenetica e non è genetica, non sono mutazioni stocastiche, ma è l'embrione che è disturbato ed è tutta epigenetica. Se è vero, il programming fetale è quello che dovrebbe essere studiato per capire quello che sta succedendo nella nostra specie. Non è poco, giusto? È importantissimo, perché significa cambiare, quando si dice cambiamento di paradigma, cambiamento totale. Ora, di solito, ma molti le avranno viste, per chi non le ha viste vi faccio vedere solo accenni, cosa significa questo? Significa che anziché continuare a far vedere soltanto il cromosoma e grosso modo la cromatina più o meno iperavvolta, eccetera, immaginiamolo così, vedete che cosa succede quando si deve esprimere una proteina
ma soprattutto quando si devono esprimere gli RNA minori che sono il 90% del prodotto del genoma. Ogni millisecondo, in ogni cellula, sono trilioni le cellule del nostro organismo, devono aprirsi in un punto giusto per produrre questo mistero. Perché è un mistero, perché non può essere spiegato con la vecchia biochimica. Ma che cosa dà il segnale alle cellule, a trilioni di cellule, per aprirsi nel punto giusto e produrre tutto questo? Sono segnali, stiamo cercando di capirlo, ma ve lo dico così quasi in sordina, perché quando si leggono libri in cui si spiega, Bruce Lipton per intenderci, tanto non è italiano, possiamo farli i nomi, cose un po' troppo semplicistiche, dire sono le idee che vanno sull'epigenoma e fanno cambiare tutto, basta, non se ne può più, non è questo. Quello che però avviene è che ci sono dei segnali che sono anche di ordine biofisico e che vanno studiati, per cui è probabile che le cellule tra di loro comunicano con gli RNA minori, probabilmente perfino con campi elettromagnetici che una volta si chiamavano morfogenetici, che tutto questo esista, stiamo cominciando a capirlo, ma soprattutto non dobbiamo interferire, perché questo è un miracolo che avviene da 4 miliardi di anni sulla Terra. Allora, cosa significa questo? Che ci sono due livelli di informazione. Una parte nel DNA, una parte viene dall'esterno, cioè dal microambiente, dai tessuti, ma anche dall'ambiente esterno. Tutto questo fa questo mistero, eccolo, Jim Shapiro, se vi interessa, consiglio per gli acquisti, un libretto mai tradotto in italiano, non si sa perché, si chiama Evolution, Jim Shapiro, grandissimo genetista, ovviamente anche lui un eretico, dicono, ah beh, ma è un po' matto, no, assolutamente non è matto, lui dal 92 dice... Il genoma, il DNA, è in grado di fare ingegneria genetica e lo fa muovendo le sequenze mobili che, guarda caso, sono il 48% del nostro DNA, 48%, metà del nostro DNA è formato da retrovirus, che vengono chiamati junk, lo sapete, spazzatura, perché non lo capiscono. Ma invece i retrovirus sono dentro il genoma dei primati e soprattutto dell'uomo con una funzione fondamentale, sono piccoli sensori che si muovono dentro il genoma, soprattutto nei tessuti più plastici, per esempio il sistema nervoso centrale. Lì veramente hanno una funzione pazzesca. Non è oggi l'argomento, però è importante tutto questo, perché significa, adesso capiamo, perché quando si parla di epigenetica, se voi mettete la parola epigenetic su PubMed, l'aumento è questo. A partire dal 2000, perché i primi articoli sull'epigenetica molecolare sono dell'anno 1997-98, no, già si parlava di metilazioni prima, ma i due fondamentali articoli, ogni tanto ve li faccio vedere, qualcuno li ha visti mille volte, quindi non ne può più di vedere, quello di Adam Wilkins su BioEssays e quello di Richard Stroman su Nature Biotechnology sono del 97, da allora si è aperto. Cioè, di fatto, l'epigenetica è diventata la letteratura dominante, ma ci sono alcuni genetisti, anche in Italia, che non la considerano. Anche perché ci sono grandi interessi, forse, per esempio, nei test genetici predittivi che non predicono nulla. Non predicono proprio nulla. O anche nella cosiddetta medicina intelligente che dovrebbe colpire il punto esatto della molecola X, non funzionerà mai. Perché? Perché è un sistema l'organismo, perché ogni cellula è un sistema complicatissimo, ogni epigenoma, con Enzo Grossi poco fa dicevamo, ma come ce lo possiamo immaginare? È di una complessità tale per cui il riduzionista sviene di fronte a un sistema in cui il genoma è fatto da un software, giusto? Da un software complessissimo in ogni cellula che risponde in maniera appunto sistemica. Allora, su questa base mettete le parole cancer and genomics, cancer and epigenetics e vedete questo aumento. Mettete anche la parola autism, mettete anche la parola endocrine disruptors, che sono i più potenti perturbatori dell'epigenoma nei primi anni di vita, ma guardate sempre la data, 96-97, si apre, non ho messo qui, me la sono dimenticata, l'altra slide, quello che fa vedere il microbioma, è stato detto poco fa, il microbioma fa parte ormai del genoma, noi non siamo solo DNA, ovvio, ma non siamo neanche solo epigenoma, noi siamo anche metagenoma e ologenoma. Il genoma delle cellule nostre ospiti è fondamentale perché dirige tramite una marea di molecole segnale lo sviluppo del sistema psico-neuro-immuno-endocrino. Il collega poco fa lo diceva, PNEI, significa che non c'è malattia che non sia sistemica, è sempre il sistema che reagisce. Mettete la parola microbiome, dal 97-98, altro che flora intestinale, parte.
Allora, tutto questo, finalmente, lo vogliamo capire, questo è stato l'ultimo studio di Renzo, l'ultimo articolo di Renzo, 2006, ci ha lasciato nel 2007, notavamo insieme, negli ultimi due anni, che nel primo anno di vita la leucemia ha un biomarker diverso, cioè le traslocazioni del primo anno non sono quelle classiche. Che cosa trasloca nel primo anno? Un gene che si chiama MLL1, metiltransferasi. Cioè questo gene trasloca con altri 70 geni nelle leucemie del primo anno. È un gene che codifica per una proteina che sposta i gruppi metilici. Ancora una volta, elementare. Cioè che cosa succede nel primo anno? Che viene a essere utilizzato in maniera diversa e poi mutato un gene, vedete esattamente lì, guardate i pallini rossi indicano nelle leucemie del primo anno, muta quel gene. Sulla base di cosa? Questo è difficile dirlo, però vi faccio vedere un articolo che avevamo trovato e ci ha un pochino sconvolto. L'articolo è, ahimè, del 2001 e dice che per esempio il Propoxur, il Bygone, se voi esponete le cellule, in particolare i linfociti, al Bygone, alla polverina bianca, che le mamme non lo sanno, ma il bambino la sniffa se la mette contro le formiche e gli scarafaggi, è un potentissimo leucemogeno e promuove questa traslocazione MLL1. Non ha niente a che vedere con un'aberrazione cromosomica stocastica, diciamolo. Io l'ho detto al congresso di pediatria nazionale, c'era la scritta Bayer dietro, non mi hanno più invitato, ma questo è testimone. E va bene, succedono queste cose. Se, ci sono studi che fanno vedere che per esempio il collegamento tra le leucemie infantili c'è con l'esposizione della madre, non tanto del bambino. E dove abitava la madre, per esempio, che è altrettanto importante, è stato sottovalutato. Ed ecco, finalmente arrivo alla conclusione. Nel 2014, sembra ieri, ma insomma sono già passati 6-7 anni, con Lucia Migliore abbiamo provato a proporre questa lettura. Abbiamo avuto una difficoltà enorme, immagino che Fogelstein e il suo amico per pubblicare non l'hanno avuta, noi abbiamo passato due anni a ricevere indietro critiche sull'articolo, ma era un articolo molto semplice, dice appunto il cancro, ma guardate che già Virchow, ve lo ricordate, è un patologo tedesco del 1830, aveva capito di più di noi del cancro, perché lui aveva visto col microscopio luce che il cancro è pieno di cellule, lui le chiamava embrionarie, ma insomma staminali, perché le vedeva col microscopio luce, ma soprattutto lui e i suoi avevano detto, ma allora non potrebbe essere dormant embryonic remnants, che c'è qualcosa, che sono cellule poco differenziate embrionarie nei tessuti che evolvono male perché ricevono informazioni sbagliate, per esempio il teratocarcinoma non è altro che un gamete che anziché raggiungere il testicolo si è fermato in addome e riceve informazioni sbagliate perché è ectopic, ed è esattamente quello che succede. Il teratocarcinoma, che è un mostruoso tumore dell'infanzia, molto maligno, viene fuori proprio così. Ma è l'emblema, perché è l'esempio estremo, è molto maligno, però appunto con Pier Mario se ne è parlato tante volte. In fondo la grande idea che poi adesso vi illustrerà e che poi Pier Mario ha saputo portare avanti nasce proprio da lì, perché se voi prendete il teratocarcinoma, questi sono già studi degli anni 60, e lo esponete a cellule embrionarie, il teratocarcinoma si blocca. Non prolifera più, altro che mutazioni stocastiche, possono anche rimanere lì le mutazioni, non succede nulla, si blocca perché le cellule embrionarie lo bloccano. Se voi lo esponete a una blastocisti, ovviamente in laboratorio è più facile, ebbene poi vi farà vedere Pier Mario che si può fare e non solo in laboratorio. Quindi a questo punto bisogna cambiare totalmente il modello è il cancro non è un incidente biologico, è la conseguenza di un tentativo estremo da parte di un tessuto bombardato, soprattutto nei primi anni di vita, di attivare le cellule staminali, che sono quelle che poi mutano, proprio per difendersi, e adesso il colpo di scena finale, perché veramente, a mio parere, è la dimostrazione estrema, che cosa sono le metastasi? È l'attivazione di un programma embrionario, si chiama Epithelial Mesenchymal Transition, che è tipico delle cellule embrionarie fetali. Lo usano le cellule embrionarie fetali perché hanno bisogno di muoversi nell'organismo per andare a posizionarsi. Questo è attivato nelle cellule epithelial mesenchymal transition, le cellule epiteliali cosa fanno? Diventano mesenchimali, si trasferiscono, raggiungono il punto target, si fissano e ridiventano cellule epiteliali. Hanno fatto una doppia differenziazione, è il programma di base della metastasi. E il cancro uccide per questo. Quindi niente a che vedere col modello dominante. Ora abbiamo tutti i passaggi.
speriamo di riuscire a, come dire, a farlo accettare questo discorso che è così diverso, anche l'attivazione delle telomerasi e l'attivazione di un enzima embriofetale, perché è molto espresso, è che questo signore insiste e guarda lì. E lui è fissato, lui deve trovare la mutazione per combatterla, per sparargli contro, un po' come Trump, no? Cioè, la logica è un po' tipo, di tipo americano, cioè noi dobbiamo trovare il nemico e bombardarlo. Non funziona così, anzi più si creano nemici e più si bombardano, più si creano nemici e più si bombardano e via così. Allora se è vero questo, ecco perché non bisogna più chiamarlo the methylation paradox, così lo chiamo, il paradosso epigenetico, non è il paradosso. È che le cellule, se vengono bombardate, fanno ipometilazione e ipermetilazione selettiva dei geni oncosoppressori, li bloccano, ma non perché sono pazze, ma perché devono proliferare per difendersi, ma perché devono bloccare l'apoptosi, ma perché, capite? È tutta una difesa. Ci sono dei marcatori epigenetici chiari nelle prime fasi, è chiarissima la base da cui è partito Pier Mario, se voi pigliate, questo è uno studio di tanti anni fa, e sono proprio gli studi da cui è partito anche Pier Mario, se voi prendete per esempio un granuloblasto, lo vedete lì, un blasto, lo esponete a proteine embrionarie, ovvero a citochine di un certo tipo, guardate il miracolo, ridiventa un granulocita. Anche qui è elementare, ma cosa succede? Si ridifferenzia, il segreto è bisogna ridifferenziare una cellula che non è impazzita, ha sbagliato differenziazione, non bisogna soltanto bombardare. Allora tutto questo è chiaro, lo si usa già, ne parlavamo col professor Masera poco fa, lo si usa già per esempio nella leucemia promielocitica, basta l'acido retinoico per curare una delle leucemie che avevano la prognosi peggiore. Ma perché? Perché l'acido retinoico va a smantellare il complesso epigenetico che blocca, ma la traslocazione rimane. Ma chi se ne frega della traslocazione? Non disturba più, perché quel meccanismo viene bloccato. Quindi è tutta epigenetica. E poi ovviamente, ma qui l'ha detto già Mauro, l'hanno detto anche gli altri colleghi, ovviamente c'è l'altro aspetto fondamentale di cui io sottolineo un piccolo fatto, l'effetto Warburg che stiamo studiando con l'ARTAC a Parigi e con l'ESERI, al punto tale che appunto siamo veramente convinti di una cosa che forse dovrà prima o poi dovremo anche ricollegare. L'effetto Warburg non è semplicemente perché per ipossia, come qualcuno ha scritto in alcuni articoli anche importanti come questo, le cellule sono costrette ad andare nella prima fase della vita verso la glicolisi. No, è che tutte le cellule staminali usano tendenzialmente la glicolisi, quindi lì c'è veramente un ritorno a uno stato primordiale della cellula. In questo io credo che sia importante quello che possono fare dei presidi come il cell food, che agiscono, come ha fatto vedere molto bene Mauro. La cosa importante è capire che tutto questo fa parte di un modello totalmente diverso che è quello delle mutazioni, ormai lo sapete, non lo ripeto, stocastiche. Noi questo l'abbiamo scritto fin dal 2011, lo trovate ancora online, questo progetto Ambiente e Tumori è del 2011 ed era l'IOM che l'aveva in qualche modo commissionato. Se voi andate a vedere, ci sono i primi 4 capitoli, i primi 5 sono tutti su questo, sono passati 10 anni, non voglio dire invano. Però, insomma, non è che si sia cambiato molto la prospettiva. E poi ultimamente devo dire che perfino la Gabbanelli, che insomma, voglio dire, è arrivata a parlare del cancro non più come semplicemente sfiga, i numeri sono pazzeschi, l'aumento del cancro è continuo anche in Italia, e lei ha avuto il coraggio di far vedere pesticidi, di far vedere glifosato, di far vedere tutta una serie di altri fattori con un minimo magari di pressappochismo, perché quello che noi dobbiamo evitare è anche di fare una disinformazione eccessiva, dobbiamo studiare tutto questo, è veramente importante capire, perché non è che si tratta di, come qualcuno poi dice, beh, loro vogliono tornare all'età della pietra, no, non è questo, dobbiamo proteggere nella fase fondamentale della vita, quindi gravidanza e primi 1000 giorni di vita, ridurre l'esposizione materno-fetale, questo è fondamentale, e capire che l'aumento è significativo un po' in tutto il mondo, in proporzione a quello che è l'esposizione iniziale. Ora, vi faccio solo un dato, quello sui tumori cerebrali, perché noi abbiamo fatto qualche anno fa un gruppo e ci siamo presentati all'OMS,
e in qualche modo abbiamo cercato anche di lavorare con loro. Il gruppo è composto da un biologo molecolare che si chiama Beliaev, un oncologo sperimentale, un epidemiologo che è Hardel. Abbiamo studiato l'aumento dell'incidenza dei tumori cerebrali, abbiamo visto che il più famoso studio, che si chiama Interphone, ne avete sentito parlare, che dice che tutto sommato il cellulare quasi protegge dai tumori, quasi. Ci siamo accorti che è tutto finanziato dalla Samsung e abbiamo detto qualcosa. E allora abbiamo fatto un'analisi dello studio, è pieno di bias, pieno di bias. Si dimenticano, per esempio, come tutti sapete, il cordless, che è fondamentale. Hanno messo tra gli esposti quelli che usano il cellulare e tra i non esposti quelli che lo usano. Ma dove li hanno trovati i non esposti? Quando se voi andate in un villaggio in Marocco trovate tutti col cellulare. Cioè, noi abbiamo fatto una rassegna dei pochi studi in cui vengono veramente separati esposti e non esposti, questa è la regolina base, e ovviamente abbiamo visto che se voi mettete fra gli esposti quelli che lo usano da più di 10 anni per più di un'ora al giorno, avete un aumento significativo di tumori, di gliomi. Non solo, anche qui per sfatare una leggenda, abbiamo anche visto che non è vero che i vecchi cellulari sono pericolosi perché hanno più energia. Questo è il modellino dei fisici. A livello di biologia molecolare non succede così, perché il nuovo cellulare, sono 10 anni che c'è lo smartphone, e come tutti sapete, tutti, perché io per esempio non se ne può più di sentire gente che dice: ah, se fosse vero quello che dicono sull'aumento dei tumori, noi avremmo un'epidemia di tumori. Ci vogliono 20 anni perché si formi un tumore cerebrale. E lo usiamo lo smartphone da 10 anni. E lo smartphone aumenta la banda, per cui di fatto abbiamo più frequenze, e, capite? E questo studio, e quindi questo è lo studio invece di Lewis, del professor Lewis, nostro amato professor Lewis, il quale ha fatto proprio questa valutazione, ha detto: ma guardate che strano, se noi andiamo a vedere il 71% degli studi finanziati dall'industria dice che non c'è pericolo, il 70% degli studi indipendenti il pericolo lo trova e l'associazione lo trova. Questa ovviamente è pure epidemiologia. E vabbè, mi fermo qui, ricordo ancora Renzo Tomatis, perché per noi è stato veramente, abbiamo cominciato da lì, che diceva primary prevention, la cosa fondamentale è comunque la riduzione dell'esposizione materno-fetale, questa frase che tutti conoscete di Albert Einstein, che diceva: una persona intelligente è capace di risolvere i problemi, le persone sagge li evitano. E questa è la prevenzione primaria.